Quindi, dopo questa, diciamo, chiuderei e vi dico quando sarà il prossimo incontro. Ok, quindi equazione di secondo grado, 11x più x meno 2 al quadrato più 2x più 1. X meno 3 uguale x più 1 al quadrato meno 14. Ok, all'inizio dobbiamo semplicemente svolgere i calcoli, quindi 11x, questo è un quadrato del binomio, quindi scriviamoci a parte la formula del quadrato del binomio, quindi se io ho a più b al quadrato, questo fa a quadro più il doppio prodotto del primo per il secondo, più il quadrato del secondo. E se c'è un meno, basta mettere un meno davanti al doppio prodotto. Quindi adesso abbiamo x meno 2 al quadrato, quindi significa il primo al quadrato. Adesso lo scriverò in modo un po' può sembrare stupido, però lo faccio apposta per usare esattamente la formula del quadrato, più il doppio prodotto del primo per il secondo, quindi il primo è x, il secondo è meno 2, più il secondo al quadrato. Vedete, questa è proprio esattamente la formula del quadrato di binomio applicata nell'esercizio. Più questo è un prodotto di due binomi, quindi significa che dobbiamo fare 2x per x, quindi 2x quadro meno 6x più x meno 3 uguale, di nuovo quadrato di binomio, adesso lo faccio direttamente senza applicare, diciamo, ca non cambia niente in questo caso, però direttamente il quadrato del primo più due volte il primo per il secondo, quindi x per 1, ma 1 non c'è bisogno di scriverlo, più il quadrato del secondo, ma il secondo è 1, 1 al quadrato fa 1, meno 14. Bene, scriviamo un po' meglio il primo membro, quindi 11x più x quadro, meno 4x più 4, più 2x quadro, meno 6x più x meno 3 uguale x quadro più 2x, 1 meno 14 lo possiamo fare direttamente, meno 13. Allora, adesso guardiamo se ci sono termini che possiamo già cancellare a primo e secondo membro. Guardate, per esempio, qua c'è più x quadro e a secondo membro c'è x quadro, quindi questi qua li possiamo già cancellare. Adesso portiamo tutti i termini a primo membro e li mettiamo già in ordine. Quindi prima scrivo quelli di secondo grado. L'unico che è rimasto è questo. E quindi scrivo 2x quadro. Adesso scrivo tutti quelli di primo grado. Quindi vado a guardare, sono questo, questo, meno 6x, x e 2x. Quindi posso scrivere più 11x meno 4x meno 6x più x e 2x che a secondo membro passando al primo diventa meno 2x uguale, scusate, dobbiamo guardare i termini senza la x adesso. I termini senza la x sono il 4, il meno 3 e il meno 13. Quindi abbiamo più 4 meno 3, meno 13 a primo membro diventa più 13 uguale 0. Quindi adesso possiamo scriverla in modo più compatto. Quindi 2x quadro. Adesso dobbiamo fare 11 meno 4 7 meno 6, 1, più 1, 2, meno 2, 0. Quindi significa che in realtà 2x
tutto questo pezzo mi deve dare 0. Ricontrolliamo, quindi 11 meno 4, 7 meno 6 fa 1, 1 più 1, 2 meno 2, 0. Spero che siamo tutti d'accordo. Adesso abbiamo 4 meno 3 che fa 1 più 13, 14. Quindi 2x più, più 14 uguale 0. Possiamo dividere tutto per 2 perché abbiamo 2 e 14 e otteniamo x quadro più 7 uguale a 0. Allora, arrivati a questo punto, quello che non bisogna fare, e che probabilmente uno è tentato a fare, è quello di applicare la formula del delta e risolvere l'equazione. Allora, per risolvere l'equazione basta un semplice ragionamento. Posso trovare un numero reale, positivo o negativo, tale che lo elevo al quadrato, o elevo, come vi piace di più. Quindi ottengo un numero positivo, sommo 7 e viene 0. Questa cosa è chiaramente impossibile, quindi questa equazione non ha soluzioni. Quindi non esiste un numero reale che elevato al quadrato e sommato a 7 mi dia 0. Ok, forse c'è stato un piccolo problema di connessione. Bene. Altro modo per farlo è calcolare il delta, quindi è rendersi conto che non ci sono soluzioni. Quindi ricordiamoci che se io ho un'equazione di secondo grado scritta in questo modo, con a, b e c coefficienti, il delta è b al quadrato meno 4ac. Quindi questa è la formula e sappiamo che se il delta è negativo non ci possono essere soluzioni. Perché? Perché nella formula risolutiva uno deve calcolare radice quadrata di delta. Quindi se è negativo questo non si può fare. Allora, nella nostra equazione chi sono a, b e c? Allora, questa equazione x quadro più 7 uguale a 0 la possiamo scrivere come 1 per x quadro più 0 per x più 7 uguale 0. A questo punto abbiamo identificato chi sono A, B e C. Quindi delta, che è B quadro meno 4AC, sarà B quadro, sarebbe 0 al quadrato, meno 4 per 1 per 7. 7 per 4 è 28, meno 28, che è negativo. E questo vuol dire che l'equazione non ammette soluzioni.